Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove parlo di videogiochi, senza che tra l'altro nessuno mi abbia chiesto di farlo. Oggi discuteremo di tanti rumor, tra cui la possibile scesa in campo di Apple con la sua Switch, i dati di vendita di New Pokémon Snap e Resident Evil Village e le nuove indiscrezioni riguardanti Nintendo Switch Pro, ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Tra l'altro, lo sapete che su Instagram ho appena spoilerato il contenuto del prossimo video? Cosa? Non mi seguite su Instagram? Ma non va bene! Iniziamo con qualche notizia al volo. Dopo la delusione per noi giocatori europei che vedremo Game Builder Garage solo in edizione digitale, la situazione si è sbloccata per Crash 4. Non solo gli utenti della console ibrida hanno dovuto aspettare mesi prima di vedere l'arrivo del marsupiale su Switch, ma in più i giocatori europei si sono visti negati la possibilità di avere un'edizione fisica del gioco, almeno fino ad ora. Infatti il rivenditore The Game Collection ha iniziato a prendere i pre-order per la versione fisica di Crash 4 su Switch, prevista per il 28 maggio. Ancora non è chiaro come verrà gestita la diffusione del titolo e se ne esisteranno varie versioni regionali all'interno dei territori PAL, magari con un bel triangolo blu, ma per ora direi che già questo è un bel passo in avanti. Viva il fisico! Poi non sappiamo ancora se ne avremo una versione su cartuccia, ma oggi Dotemu e Disney hanno annunciato che riporteranno su Switch due grandi classici dell'era Super Nintendo firmati da LucasArts. Sto parlando dei bellissimi quanto difficili Zombie Ate My Neighbors e Goal Panic, che non si vedevano in giro dai tempi della riedizione su Virtual Console della Wii. Questa volta il bundle presenterà diverse feature aggiuntive, tra cui save state, co-op in locale, gallerie extra e supporto ai trofei e obiettivi. La raccolta uscirà il 29 giugno e non vedo l'ora di potermi avvicinare nuovamente a questi due classici. Siamo di sicuro in un periodo di grandi stravolgimenti per quanto riguarda il mercato dei videogiochi e tra l'entrata a sorpresa di colossi come Google e Amazon e le politiche molto aggressive di Microsoft è difficile prevedere con certezza come si evolverà la situazione nei prossimi anni. Proprio oggi ha preso trazione un rumor che vorrebbe Apple al lavoro su una console ibrida molto simile a Nintendo Switch. Analizziamo queste indiscrezioni e vediamo perché è difficile credere a uno scenario del genere. Secondo quanto riportato da un post apparso sul forum coreano Klien, Apple sarebbe al lavoro su una console ibrida proprio come la Switch, basata su un nuovo modello di System on a Chip, che non si inserirebbe né nella linea evolutiva della serie A di Apple, utilizzata per i device iOS, né nella serie M, propria dei MacBook. Il System on a Chip sarebbe incentrato particolarmente sulle prestazioni della GPU, tanto da supportare nativamente il ray tracing. Inoltre Ubisoft sarebbe già contrattando con Apple per garantire dei giochi in esclusiva su questa fantomatica piattaforma. Visto il recente interesse dell'azienda di Cupertino nell'affacciarsi sul lato software del mercato tramite l'offerta dell'Apple Arcade, sarebbe così strano immaginarsi una piattaforma dedicata al gaming pensata per rivaleggiare contro i big del settore? In fondo stiamo parlando di uno dei grandi colossi dell'high-tech, con un brand dalla forte presa in ogni parte del mondo. TechRadar però ha ridimensionato di parecchio la portata di questo rumor. In primo luogo, come l'autore dell'articolo fa notare, non viene mai citata la fonte delle indiscrezioni, il che le rende di difficile credibilità. Inoltre, storicamente Apple non si è mai dimostrata interessata nell'entrare nel mondo dei videogiochi, mantenendo il suo focus principale sulla vendita dei sistemi iOS. Aggredire poi una delle nicchie più difficili in assoluto, quella del gaming portatile, dominata da Nintendo e che storicamente ha visto tantissimi competitor fallire miseramente, sarebbe una mossa a dir poco sconsiderata, senza contare un precedente storico non da poco, l'Apple Pippin, una console nata dagli sforzi congiunti tra Apple e Bandai che vide la luce nel 1996 e che definire flop è alquanto riduttivo. Insomma, quanti di voi la conoscevano? Ecco, appunto. Per quanto l'idea di un rivale di Switch messo su da Apple può stuzzicare la fantasia di molti, per ora è difficile credere a queste indiscrezioni. Secondo voi, poracci, qualcosa si sta muovendo in casa Apple? Passiamo ora ai dati di vendita dei giochi del momento. È molto interessante prendere in esame come si stanno comportando nelle classifiche New Pokémon Snap e Resident Evil Village, sia in Occidente
che in Giappone. Il rail shooter a tema Pokémon conferma un ottimo primo periodo anche sul suolo nipponico. La produzione di Bandai Namco infatti si è posizionata in cima alla classifica di Famitsu per quanto riguarda le vendite su Nintendo Switch, con ben 147.742 copie vendute, arrivando a superare anche le 102.952 copie di Monster Hunter Rise, che nel mentre, così tanto per gradire, ha sforato i 2 milioni complessivi solo in Giappone. Lo ripeto, non mi sarei mai aspettato un successo del genere per Snap, un gioco che difficilmente credevo sarebbe mai riuscito a incontrare i gusti del pubblico, ma a quanto pare l'accoppiata Pokémon e Switch è in un certo senso garanzia di successo. Vedremo se gli ottimi risultati continueranno anche nelle prossime settimane. Anche Resident Evil Village ha saputo conquistare le vette delle classifiche, i suoi traguardi però vanno contestualizzati all'interno della serie. Resident Evil si è posizionato in cima ai software più venduti nel Regno Unito, superando Snap. Per Game Industry si tratta di un grandissimo traguardo che lo ha portato ad essere il miglior lancio fisico dell'anno dietro solo a Super Mario 3D World. Il 49% delle vendite sono avvenute su PS5, il 31% su PS4 e il 20% su Xbox. Village si è già ritagliato un posto tra i migliori giochi di PS5, il suo lancio è secondo solo a quello di Spider-Man Miles Morales e Assassin's Creed Valhalla, usciti però a novembre dello scorso anno, nella finestra di lancio della console. Attenzione però, perché rispetto al passato della serie, i dati non sono così entusiasmanti. Il remake di Resident Evil 2 al lancio aveva venduto il 25% in più, mentre Resident Evil 7 quasi il 40%. Il remake di Resident Evil 3 invece si conferma come il peggiore dei survival horror recenti. Badate bene, si tratta di una comparazione delle sole copie fisiche e ad oggi le vendite digitali sono molto più diffuse rispetto al 2017, quando arrivò sul mercato Resident Evil 7. La pandemia ha di sicuro cambiato le abitudini dei consumatori e anche per quest'ultimo Resident Evil staremo a vedere come procederanno le vendite nel corso dei mesi. Poi, cosa ne pensate di questi risultati? E per chiudere mi sembra doveroso citare gli ultimi rumor riguardanti Nintendo Switch Pro, anche perché da quant'è che non ne parlavamo? Troppo, troppo tempo. Quindi, cosa è successo con la Pro e gli schermi OLED? Scopriamolo, va! Partiamo dal fatto che se volete tenere traccia di tutte le conferme e le smentite riguardanti Switch Pro, trovate una bella playlist sul mio canale che riassume tutto quello che è stato teorizzato a riguardo. Comunque, ultimamente si fa un gran parlare dell'intenzione da parte di Nintendo di adottare la tecnologia OLED per lo schermo della nuova revisione di Switch. L'attenzione si è riaccesa intorno a questa fantomatica revisione quando è comparsa online la trascrizione di un discorso del presidente della Universal Display Corporation durante il report finanziario annuale dell'azienda. Steven Abramson si è così espresso. Il mercato degli OLED sta fiorendo con il lancio di nuovi prodotti. Appena il mese scorso sono stati svelati nuovi laptop OLED da parte di Xiaomi e Dell, e nel mercato del gaming, secondo i nostri report, per la prima volta Nintendo ha selezionato uno schermo OLED per la nuova Switch Pro, grazie ai benefici apportati dalla tecnologia come un contrasto elevato e tempi di risposta più veloci. E cosa significa questo, poracci? Tutto e niente, ma molto probabilmente niente. La Universal Display Corporation è l'azienda che si occupa della ricerca dietro la tecnologia OLED ed è chiaro che il presidente della società, rivolgendosi agli investitori, cerchi di tirare quanta più acqua possibile al suo mulino. Nel vendere al meglio la situazione del mercato ha citato nomi importanti, ma non ha detto che Nintendo li ha contattati per produrre dei nuovi schermi OLED, ma che secondo i loro report Nintendo si starebbe attivando per implementare la tecnologia. Insomma, a quanto pare non lo sanno neanche loro se stanno lavorando per Nintendo o meno, ma riportano comunque dei rumor che di sicuro giocano a loro favore. Poracci, insomma, sapete quanto segua con passione questa vicenda, ma stiamo attenti a non farci fregare da titoli sensazionalisti e sparate immotivate. Purtroppo qui non c'è nessuna conferma. Bisogna continuare ad aspettare, ma intanto l'E3 è sempre più vicino e per me ne vedremo delle belle. Per ora vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro Pippin, Michele Pro, ciao! Sapete quanto segua questa passione con vicenda?